Ciao a tutti ragazzi, qui è Joel Reyes Sante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 39 con la carriera allenatore con il Pescara. In questo episodio andremo a giocare tre partite di campionato: la prima contro il Chievo, la seconda contro l'Inter e la terza contro il Torino. Dobbiamo assolutamente cercare di arrivare al terzo posto occupato dal Milan. Sono solo tre i punti di distacco, possiamo farcela. La squadra dei titolari è messa abbastanza male, quindi devo fare dei cambi, ma non voglio stravolgere la formazione perché la squadra delle riserve è molto più debole di questa qui, quindi preferisco giocare con Manai lì davanti, Garritano sulla sinistra, già l'ho messo, e fuori Benali e dentro Morosini. Poi non voglio fare nessun altro cambio, forse Mandragora al posto di Aquilani che non gioca da tantissimo tempo, però boh, non lo so, io mi tengo Mandragora. Ragazzi, bisogna vincere per forza. Mancano solo 5 partite alla fine, dobbiamo fare 5 vittorie e sperare in un passo falso delle altre. Quindi andiamo assolutamente a giocare questa prima partita di questo video. Noi ci vediamo in campo, mi raccomando ragazzi, raggiungiamo i 1000 mi piace anche per questo episodio. Noi ci vediamo in campo, buona visione, bella. Ci siamo ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Chievo Verona Pescara. Berre, buona per Morosini, vai Morosini dall'altro lato, e buona per Caprari. Forza Caprari, fino in fondo, la frenata, poi appoggia per Morosini, ok, Manai dentro per Morosini che non ci arriva, poi Manai al volo di sinistro e palla fuori di poco. C'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo, palla dentro, di testa colpisce Verre, 1-0 subito, subito Verre colpisce dopo 7 minuti. Un calcio d'angolo che sinceramente io non avevo visto, ma ovviamente ci fidiamo dell'arbitro, terzo gol in Serie A per lui e 1-0 Pescara. Voglio il 2-0 ragazzi, voglio stare tranquillo. Verre, Manai, è buona Verre, ok, Manai il sinistro, palla fuori di poco. È carico Manai signori, sta iniziando molto bene questa partita. Garritano, è buona di prima per Mandragora, forza Mandragora, fino in fondo Mandragora, poi appoggia per Garritano, bene così, dentro, è buona, Manai per Morosini, la finta di Morosini, dentro per Manai, 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 il tocco sotto di Manai, bellissimo! Manai ragazzi scatenato in questi primi 38 minuti. Bellissimo il pallone messo da Morosini se non sbaglio, e poi il tocco sotto a scavalcare il portiere. Appoggia per Verre, subito dentro, vai dall'altro lato Manai, è buona, Caprari, 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 il destro di Caprari, la paratona di Sorrentino, poi Mandragora, ancora Sorrentino la blocca, è perfetto per Caprari, forza Caprari, fino in fondo Caprari, la finta, poi appoggia dentro per Calabria con il sinistro, palla fuori di poco. È perfetta, Garritano la mette giù, Manai, Mandragora di prima, Morosini, Verre dall'altro lato per Caprari, Caprari la mette dentro per Morosini, anzi Verre poi sulla respinta, Morosini, e blocca Sorrentino. Comunque non c'è più tempo, finisce qua, vinciamo 2-0, va benissimo così, voglio i tre punti in ogni partita. Questa l'abbiamo dominata, 8 tiri per noi e 3 tiri per il Chievo e possiamo andare avanti. Il Milan continua a vincere e quindi si trova ancora al terzo posto se non sbaglio. Intanto Memusha mi vuole parlare, che cosa vuoi Memusciai? Dopo andiamo a vedere. Questa è la classifica, Milan al terzo posto, noi lì al quarto posto, con l'Inter però dietro di noi. E adesso abbiamo la partita contro l'Inter a San Siro. È dura ragazzi, è dura. Intanto, che cosa vuoi? Non capisco da dove provengono queste voci, non ho parlato con nessun giornalista. Inserirsi in un nuovo club comporta delle difficoltà, ma ce la sto mettendo tutta per riuscirci e i miei compagni finora sono stati fantastici con me. Sembra che i tifosi mi abbiano preso in simpatia, quindi ci sono tutti i presupposti per sentirmi come a casa, anche se non sarà semplice. Perché, forse non ve l'ho fatto vedere, ma ogni tanto nelle notizie viene fuori che Memusciai vuole il trasferimento. Ad esempio, numerosi club interessati all'acquisto di Memusciai, e quindi Memusciai ha voluto dire che lui vuole stare con noi. Va benissimo così. Comunque, andiamo assolutamente a togliere Garritano e a mettere Bajbek. Mettere Benali al posto di Morosini che ha giocato molto bene. Togliere Manai e mettere Pavoletti. Però ragazzi, tutta quanta la squadra non ce la fa, non ce la fa. Io devo far giocare Zampano al posto di Calabria, Mandragora al posto di Aquilani e basta, cioè non posso fare più cambi. Non posso fare più cambi perché la devo vincere questa partita. La devo vincere ragazzi, la devo vincere, quindi si fa uno sforzo. Andiamo a giocare ragazzi a San Siro, maglietta gialla per noi, così magari non ci confrontiamo con quella dell'Inter e andiamo sempre a difficoltà leggenda a giocare questa partita. Ci siamo ragazzi, siamo a San Siro, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Inter
Pescara. La finta di Baebek poi appoggia dentro per Pavoletti, il tiro deviato e blocca il portiere. Attenzione qua, Verre. E buona per Caprari, di prima per Benali, la mette giù Benali, poi appoggia per Verre, ottima Verre dentro per Pavoletti con il destro, ribatte Santon. E quindi sarà calcio d'angolo. Stiamo attaccando, Baebek palla dentro, di testa colpisce Pavoletti e c'è la parata ancora del portiere. Benali la mette giù, appoggia per Aquilani, Baebek, fin in fondo Baebek, con calma, la finta dentro Murillo, ok, la perde Aquilani, la mette dentro per Pavoletti. No, Caprari, cosa stavi facendo? Cosa stavi facendo, Caprari, di tacco? Stavi segnando di tacco, Caprari. Neanche lui si è reso conto di cosa stava facendo, mannaggia. Caldara, è buono per Verre. Verre, la finta di Verre, ottimo. Verre, Verre, con il destro. È centrale, però. E finisce il primo tempo, 0-0, meglio noi dell'Inter. Medel, palla dentro per Jovetic, occhio qui. Jovetic dall'altro lato sta scattando quello. Jovetic l'ha ignorato, poi palla dentro. Ed Erre, e Fiorillo. Il nostro capitano mantiene la porta inviolata per adesso. Calcio d'angolo, Candreva batte corto, allontana gli Aquilani, ma non c'è nessuno per la ripartenza. Occhio qui, palla dentro per Murillo, ancora l'Inter, appoggia, poi Juan Jesus sulla respinta ed Erre, via così, via così, via, via così, contropiede, contropiede, Caprari, la devi tenere. La devi tenere, Caprari, non puoi, non puoi buttare all'aria un contropiede. Occhio qua, stiamo attenti all'Inter, fermato, non possiamo perdere palla lì, palla sul palo. Ce la stiamo cercando noi, troppi errori. 74esimo, occhio qui, attenti in mezzo, Candreva batte ancora troppo corto. Poi sulla respinta Brozovic, Pavoletti l'ha salvata lui. Questa andava, questa andava in porta. L'ha toccata Pavoletti all'ultimo. Poi Candreva ancora, palla dentro, Juan Jesus Murillo. Però è ancora l'Inter con Candreva, occhio qui, Candreva ferma tutto Zampano. Ottima partita anche per Zampano, ragazzi. Mi è piaciuto molto. Caprari, possiamo ripartire? Dal vantaggio, come fai? Come fai? Doppio giallo, ok, va bene, rosso, ma tu devi dare il vantaggio lì. Tu devi dare il vantaggio se sei un arbitro. Non puoi far riposizionare l'Inter, non puoi. Zampano, Verre, appoggia dentro per Benali, subito di prima per Pavoletti, dentro, tutti i rimpalli, però ancora buona Aquilani, vai dall'altro lato. No, non così, non così, e l'arbitro fischia. Finisce 0-0, volevo vincerla assolutamente, il pareggio non mi è piaciuto, 4 tiri per l'Inter, 6 tiri per noi. Sono curioso di vedere che cosa ha fatto il Milan, perché in caso di vittoria si mette male, molto male. Intanto c'è la prossima partita contro il Torino, il Milan è a quota 60 e il Milan ha perso, in caso di vittoria potevamo addirittura arrivare a quota 60 punti. Il Milan ha perso. Contro di chi? Contro il Napoli. Grande, grande. 2-1 tra l'altro. Stesso risultato della realtà. E quindi siamo a meno 2. A meno 2 dalla Champions. Per quanto riguarda la formazione, siamo tutti morti. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo assolutamente. Aquilani non ce la fa, però Mandragora ha riposato, quindi dentro al posto di Aquilani. Zampano ha fatto riposare Calabria, però Crescenzi adesso fa riposare Biraghi. Caldara sempre centrale con Pavoletti fuori, dentro Manai, Morosini al posto di Benali e Baebek fuori dentro Garritano. Non voglio sconvolgere troppo la formazione, mi dispiace per Caprari e Verre che sono molto stanchi, anche Caldara, ragazzi, ma ho bisogno di voi. E andiamo a giocare questa partita che sarà probabilmente fondamentale, perché il Milan gioca fuori casa, secondo i calcoli, visto che prima ha giocato in casa contro il Napoli, quindi fuori casa ci saranno, diciamo, più probabilità di non vincere. Quindi cerchiamo di ottenere i 3 punti contro il Toro. Ci siamo, ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Pescara-Torino. Attenzione, Garritano la recupera, Verre, buonissima per Manai. Forza Manai, guarda dentro Morosini. Ok Morosini, vai dall'altro lato per Caprari. Buona Caprari, guarda dentro. Che azione! E Manai la sbaglia però. Mamma mia, ragazzi, questa azione va fatta vedere alle scuole calcio. Guardate lì, bello il dentro. Mamma mia, Manai, potevi fare meglio qua, No, attenzione qua al Torino però. Con Obi, occhio qui, attenti dentro. Obi, la finta Belotti, meno male, ci ha graziato. Ci ha graziato Belotti perché doveva solo buttarla dentro. Grande Belotti. Calabria, è buono dentro per Garritano. Subito di prima, Morosini, ottima per Manai. Forza Manai, fino in fondo, Manai, la finta. Manai, guarda dentro, è perfetta Morosini. E questo è un gol che può valere tantissimo. Questo è un gol fondamentale di Morosini, che si fa trovare pronto anche in questa partita. Bellissimo giocatore, ragazzi, Morosini. L'abbiamo mandato in prestito, se vi ricordate, quando l'abbiamo acquistato. Poi è ritornato, si è infortunato, però è tornato più forte di prima. Troppo spazio, Belotti il destro ribattuto. Va a finire a Obi però.
Siamo attenti, Obi, non lasciatelo crossare, dai, vince il rimpallo. Ok, calcio d'angolo. Si soffre e non sono contento di come stiamo gestendo questa partita. Ancora angolo. Anzi, no. Ok, bene così, respiriamo. Attenti al Torino, Ljajic, palla dentro per Baselli, Benassi, Belotti. Non lasciatelo tirare, Fiorillo. Dai, ragazzi, che sono fondamentali questi tre punti per noi. Dai, ancora il Torino però, ragazzi, non mi piace come stiamo giocando. Non mi piace proprio. Aieti. Obi, occhio qua, palla dentro il nostro muro. No, no, vabbè, ragazzi, è clamoroso. È clamoroso. È clamoroso. Ma come fai? Come fai? No, ragazzi, dai, non ci credo. Guardate là. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Perdere la Champions probabilmente in questo modo. Mamma mia. Attacco totale. Aieti, bravo il difensore che ha fatto l'autogol. Poi Garritano. Ok, Morosini, lascia continuare Manai. È buona per Caldara. Caldara, Caldara dentro. È buona per Caprari. Caprari senza forte, senza forza. Senza forza Caprari. Padelli poi sulla respinta. Allontana via Zappacosta e l'arbitro fischia la fine della partita. Senza forza Caprari non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. 7 tiri per noi, 2 per il Torino. Mamma mia, pareggiamo questa partita. Il Milan che cosa ha fatto non si sa. L'Inter ha vinto, che l'Inter era quella dietro di noi, quindi veniamo scavalcati probabilmente, oppure andiamo a pari punti. Ha pareggiato il Milan, aveva pareggiato, mannaggia, potevamo scavalcarlo. Mamma mia ragazzi, mamma mia quanti rimpianti, questo è il campionato dei rimpianti. Allenare la squadra dell'Arsenal. Attenzione, infortuni in allenamento, Calabria 5 giorni, per fortuna che sono solo 5. Ragazzi, allenare l'Arsenal, uno stipendio annuale di 98.000 euro annuale, una schifezza. Guadagno più andando a zappare la terra. Però ovviamente ragazzi non voglio accettare. Finisco l'anno con il Pescara e poi vedremo insieme che cosa fare. La prossima partita è contro il Sassuolo. Il Milan ha vinto. Il Milan ha vinto la sua partita, quindi noi siamo costretti a vincere. Siamo costretti a vincere per poi sperare in un miracolo nell'ultima partita. Ma i rimpianti, ragazzi, cioè, come abbiamo perso la Champions con quell'autogol assurdo. Cioè è destino che noi l'anno prossimo la Champions non la giochiamo. Comunque queste due partite le andremo a fare nel prossimo episodio e poi vedremo un po' che cosa fare. Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 1000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella.